Mi chiamo Roberta, questa è la mia storia e questa è la città in cui vivo. Un bel posto, no? Questa sono io al mio compleanno e loro sono i miei amici, una parte di me, quella divertente. Insieme ci piace un sacco andare a ballare, che sia in spiaggia, con la luce del tramonto o sui tavoli del nostro pub preferito. Dateci questo e noi saremo felici. E poi c'è anche il mare. Una componente fondamentale del gruppo. Lo cerchiamo ovunque. Un freddo sul motorino e pizza di pasta nello zaino e siamo pronti per una giornata in costiera. Il sole alto, il mare azzurro, il gelato a vetri. E poi ci piace brindare. Ok, brindare tanto. Anche fino all'alba, al futuro, all'amore, alla vita. A volte è stata una birra analcolica, a volte un mojito gigante, ma si brinda sempre, per stare insieme, per aspettare la mattina, per festeggiare la felicità di una sera o dimenticare una bocciatura. Ah sì, perché nel tempo libero andiamo anche all'università. Tra una pausa caffè e l'altra, una corsa per i posti in biblioteca e un po' di sole in Piazza del Sapere. E poi Dio quanto ci piacciono gli assembramenti. Sulle spiagge, negli stadi, ai concerti. Ci bastiamo noi, un po' di musica italiana, un microfono e stiamo bene. O anche solo la musica, da cantare in macchina a squarciagola, rigorosamente stonati. Questi siamo noi. O meglio, eravamo. Io sono Francesco, ho 21 anni e questa era la mia vita nel 2019. Un tempo di amici, di corse sui prati, di gite, uscite, strani ma affettuosi abbracci. Un tempo in cui si andava sempre di fretta da un posto all'altro, senza pensare a quanti chilometri si potessero macinare in tutte quelle giornate, piene di impegni, ma anche di emozioni che l'inesplicabile percorrenza di una strada poteva regalarci. O ancora, i piccoli momenti di pausa in università, passati a contemplare i propri sogni futuri, o con i piccoli della famiglia che riempivano ogni ambiente visitato di una sana e distintiva allegria. Per non parlare dei piccoli ma intensi istanti trascorsi a festeggiare tra una miriade di persone. Ma ciò che più mi rendeva felice erano questi, i raduni, gli eventi, gli assembramenti di migliaia e migliaia di individui con la stessa passione in comune, le automobili, da quelle sportive, passando per le storiche fino ai fuoristrada, e che, come tutte le passioni, accomunava loro, le persone. La prossemica non aveva limiti. Questo era il mio 2019. Chi se lo aspettava che in qualche mese tutto ciò sarebbe stato ostruito? I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi. Saranno da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati tre specifiche circostanze. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Thank you.
Potrei essere piuttosto incazzato per quello che mi è successo, ma è difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. A volte è come se la vedessi tutta insieme, ed è troppo. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare. E poi mi ricordo di rilassarmi e smetto di cercare di tenermela stretta. E dopo scorre attraverso me come pioggia. E io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida piccola vita. Non avete la minima idea di cosa sto parlando, ne sono sicuro. Ma non preoccupatevi, un giorno l'avrete.